Goshka via Fulvio Abate e Bobo Kratz. No, allora dicevamo che sta arrivando la primavera. Spogliati, no? Sta arrivando la primavera. La primavera significa molte cose. Ci sta una canzone che dice che parla di aprile. Un po' troppo pesante. No, vado bene così. No, ma secondo me guarda. No, secondo me abbiamo esagerato. Effettivamente. Abbiamo esagerato, fa un caldo da morire. Madonna. Però si vede la. Ma anche un po' Roma secondo me che fa. Senti, cosa me la voglio rimettere che mi dà più un'aria più elegante signorile. Elegante signorile. Così, questo no, non c'è bisogno. Cosa di Giovanni. Cosa auspichi per il futuro? Intanto di continuare a sentirci come ci sento adesso, perché sennò mi toccherebbe andare lì, vedi? Lì? Cosa c'è lì? Ci vanno quelli che non ci sentono. Via Costi. Perché io già vedere non vedo. Se poi io non vedessi e non sentissi sarebbe un disastro. Ma te lo dicevano Quattrocchi a scuola? Sai che non mi ricordo. Sì, e due stanghette. Due stanghette mi mancano. Quattrocchi e due stanghette. E tu glielo dicevi a tuo padre, papà, ma non picciavo il culo, ai Sersons. A quelli che si comportavano male. Ai bulli? No. Tuo padre ci andava ai ricevimenti dei professori. Sì, ogni lunedì. No, non mi prendere per il culo. Mio padre ci andava. Ci andava. E quelli dicevano suo figlio, un disastro. Mio padre faceva così. Invece di fargli saltare la predella, mandarli a fanculo, subiva. Così faceva. Ma la primavera sta arrivando. Quando è che scocca la primavera? Quando è che? Il 4 marzo, il 21 marzo. Che devo fare? Mi devo coprire? Non mi piace così. Vedi Goscaviar quando è etero diretto. Quando diventa. La primavera arriva il 21 aprile, o no? 21 marzo. Poi ci sono dei bei versi sulla primavera. Secondo me questo signore si troverebbe a disagio in Lombardia. Uno è. Questo signore, vero? Un giorno. Uno è. Ha detto che lui vuole solo quelli della razza bianca. È vero, c'ha ragione. Cazzo, scusa, hai visto quanto era. Anzi, abbronzato con Obama. Allora, fammi dire questo verso. Dai, prego, ecco. Aprile è il più crudele dei mesi. Genera lì là dalla terra morta. Questa è la terra desolata di Eliot. Poi c'è una canzone dei Partigiani che è Festa Grande d'Aprile, te la ricordi? No. Forza che è giunta l'ora, che infuria la battaglia e poi continua. Poi invece la frase che dell'insurrezione nazionale, sì, in codice, qual è? Aldo dice 26 per 1. Aldo dice 26 per 1. Il Monte Rosa è sceso a valle. Che sono i partigiani delle formazioni Garibaldi, Matteotti, Osoppo. Giustizia e Libertà, Osoppo non credo, che stavano dall'altro lato, che arrivano coi mitra e glielo infilano in culo. Anzi, fammi raccontare questa. Ci stava il figlio di un ex partigiano che gli diceva sempre, papà, contaci quando ci infilassimo o fucile in culo tenisco. I siciliani non c'erano i partigiani, che sì, ma sulla resistenza siciliana. C'erano. Quattro no, gatti. Al nord. Ah, al nord? Allora, stava al nord. Ah, ecco. Papà, contaci quando ci infilassimo o fucile in culo o tenisco. Devo tradurre? No, abbiamo capito. Abbiamo capito. Fatto poi tu sei anche di origine siciliana. Sì, tra l'altro sì. Siamo tutti siciliani. Però mio nonno non ha messo il fucile pur essendo un antifascista. Come pacifico. Prossimamente andiamo su Rai 3. Faremo. Niente, lasciamo, lo diciamo la prossima volta. Bene, no. Vuoi dire qualcos'altro? No, è che c'ho. È tornato il freddo improvvisamente. Allora mi rivesto. È tornato il freddo improvvisamente. Rivesto. Maledetta primavera ci vuole. Ah, dice prima. Ci voleva benedetta. Maledetta primavera, te la ricordi Loretta Goggi? Oggi non ricordo niente. Che fretta c'era. Sì. Che fretta c'era. Maledetta. Per innamorarsi basta un'ora. Basta un'ora. Siamo soli io e te, così credo facesse.
questa è Gauche Caviar. Torneranno a fiorire le viole? Bobo Crax, ma come? Mi deve 50 euro e se ne va. Tele Durruti.